Presidente del Consiglio, sono mesi ormai che il pane quotidiano che questo governo riserva al Paese è quello dei continui scontri, strappi interni e retromarce. A colazione si litiga, a pranzo si fa pace e per l'ora di cena si solleva una nuova polemica che divide i partiti di maggioranza, i cui leader al più sembrano non parlarsi direttamente ma comunicano tramite comunicati stampa. La nostra Costituzione indica il Presidente del Consiglio come la figura che dirige e che è responsabile della politica generale del Governo e dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo. Pertanto rivolgiamo a lei, signor Presidente, con tutto il rispetto personale che nutro verso di lei, un quesito che è nello stesso tempo anche un appello. Cosa intende porre in essere per scongiurare che tutto questo provochi ulteriori gravissime ripercussioni sulla nostra economia e che vanifichi l'impegno di tutto un Paese che lavora e non merita un simile trattamento? Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, gentili deputate e gentili deputati, per la terza volta dall'inizio del mio mandato sono qui in Parlamento per rispondere alle vostre interrogazioni. Ritengo un dovere essere qui nel massimo rispetto per il ruolo e la centralità del Parlamento che si palesa, come a voi ben noto, nel potere di controllo verso l'attività del Governo. In riferimento ad alcune sollecitazioni che provengono dagli interroganti vorrei ricordare che questo governo è nato sulla base di un contratto stipulato tra due forze politiche diverse che hanno sempre attestato e confermano di avere sensibilità diverse rispetto a vari temi. Questo però non impedisce l'azione del governo, l'efficacia dell'azione del governo, il fatto di riuscire ad offrire quindi risposte adeguate ai bisogni dei cittadini e a recuperare la fiducia nelle istituzioni. In particolare, con riferimento ad alcune delle questioni poste nell'interrogazione, e alle crisi di imprese, il Governo ricordo che si è impegnato a mettere in campo da subito strumenti di natura agevolativa utili a sostenere le aziende in difficoltà. Col Piano Nazionale Impresa 4.0 abbiamo introdotto misure finalizzate ad accrescere la competitività, ne ricordo alcune: ammortamento per aiutare le imprese e gli investimenti ad alto contenuto tecnologico e digitale, ammortamento per gli investimenti in beni strumentali reintrodotto con il decreto legge crescita, previsione di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di un credito d'imposta per la formazione 4.0. Abbiamo introdotto il voucher Innovation Manager per spingere le imprese a dotarsi di un esperto. Colgo l'occasione per informare anche le Camere che proprio poco fa si è concluso al MISE il nuovo tavolo sulla Whirlpool, all'esito del quale il Ministero ha proposto lo strumento normativo per mantenere l'azienda, lo stabilimento produttivo a Napoli, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Quindi il Governo, in particolare la persona del Ministro Di Maio, per quel che riguarda le crisi aziendali, ha sempre seguito un grande senso di responsabilità e attraverso le proprie funzioni le crisi aziendali aperte, molte del quali, lo vorrei ricordare, crisi che si sono sviluppate in passato si protraggono da anni. Per quanto riguarda invece l'avvio delle opere infrastrutturali, abbiamo presentato lo sblocca cantieri, siamo in fase avanzata per l'introduzione dei decreti attuativi che renderanno operative in modo pieno le misure contenute nei decreti legge. Insomma, stiamo lavorando alacremente, questa mattina c'è stato un CIPI alla presenza di tanti ministri, abbiamo deliberato, abbiamo stanziato e reso cantierabili significative risorse per il piano di sicurezza strade e ferrovie, contrasto al dissesto idrogeologico e nei prossimi giorni incontreremo le parti sociali qui alla presenza di tutti i ministri per varare ovviamente quello che è la manovra economica in anticipo. Grazie. A facoltà di replica il deputato Lupi. Prego Lupi. Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, riprendo dall'affermazione del collega Shulian, non ne viene negato il dovere istituzionale che lei e la cortesia istituzionale che lei rappresenta davanti al Parlamento e alle Camere, né, come ha dichiarato ieri, anche se pur tardivamente, l'interesse nazionale quando decide, assumendosi una grande responsabilità, di realizzare la TAV. Ma vede, la domanda che noi le avevamo fatto è una domanda molto precisa, che fotografa esattamente la situazione del Governo. Il Presidente del Consiglio, quali azioni intende mettere in atto perché l'azione del Governo sia determinata e unitaria?
determinata e unitaria. Possiamo usare per risponderle solo dei riferimenti letterali. Dal nostro punto di vista dovremmo dirla con Ungaretti, ed è chiarissimo, penso ai colleghi, ascoltate. Il governo sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Andate ormai avanti alla giornata, trattenendo il sospiro a ogni alito di vento che potrebbe essere quello che vi stacca dal ramo. Quello stesso ramo sul quale siete seduti e di cui i due contraenti del contratto, ha fatto bene a riferirsi al contratto, ogni giorno danno segno di voler segare qualche centimetro. E lei, signor Presidente, sempre per fare un riferimento letterario, assomiglia, l'abbiamo conosciuto tutti, al barone di Munchausen, che per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dice che lo può fare tirandosi i capelli. Vede, il problema è un altro. Flat tax, invece dall'altra parte Lega, flat tax, dall'altra parte tre scaglioni. Riduzione del costo del lavoro, Movimento 5 Stelle, salario minimo. Realizzazione delle grandi opere, Lega, nessuna grande opera, solo analisi costi-benefici. Autonomia, dall'altra parte no. Ecco, il tema che questo volevamo sottolineare è che questa precarietà, questa non determinata azione unitaria, e concludo, al di là di come la pensiamo, la paga solo un soggetto, il Paese, i cittadini. E lo ha dimostrato, e concludo, signor Presidente, la decisione che ha preso ieri. Non potevate prenderla un anno fa? Dovevate iniziare un conflitto con l'Europa, con la Francia, con Macron, con i bilaterali, per dire poi una cosa che sapevamo tutti, che la TAV bisognava realizzarla. Grazie, grazie, deve concludere. Passiamo all'interrogazione numero 3896 dei deputati Del Rio ed altri, concernenti intendimenti in merito alla possibilità di conciliare gli impegni di bilancio concordati con la Commissione europea con gli impegni assunti in sede parlamentare, nonché le proposte avanzate dalle forze politiche di maggioranza in tema di riduzione del carico fiscale. Il deputato Marattini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio Presidente. Lei 20 giorni fa ha scritto una lettera a nome del Governo che autorevolmente rappresenta alla Commissione europea in cui dice testualmente: riguardo al 2020 il Governo ribadisce l'impegno a raggiungere una strutturale riduzione del bilancio in linea con le richieste del patto di stabilità e crescita. Il Parlamento italiano adotta gli obiettivi fiscali del programma di stabilità e si impegna a evitare l'aumento dell'IVA nel 2020, a evitare altri aumenti di pressione fiscale attraverso misure fiscali alternative. Chiuse virgolette. La correzione strutturale che lei si è impegnata a fare vale 10 miliardi e 8, l'aumento dell'IVA vale 23 miliardi e 1, la flat tax che annunciate tutti i giorni vale almeno 13 miliardi, fanno 47 miliardi di euro, Presidente, che è 7 volte quello che spendiamo ogni anno in università ed è quasi la metà di quello che spendiamo nel Fondo Sanitario Nazionale. La mia domanda è semplice: come farete, come state pensando di raggiungere questa cifra, visto che nella lettera scrivete che lo farete con una nuova spending review, la vecchia in pratica non l'avete fatta, e con la revisione delle deduzioni fiscali, che come lei sa, quando io vado a rivedere le deduzioni e detrazioni fiscali per cercare 47 miliardi di euro, nei fatti sto aumentando la pressione fiscale per famiglie e imprese. Nel nome del rispetto che lei ha giustamente richiamato per questo Parlamento, ci dia una risposta chiara, per favore. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha facoltà di rispondere. Prego. In merito alle questioni sollevate con questa interrogazione, vorrei precisare che il quadro di finanza pubblica stabilito nel DEF 2019 è rinforzato dal disegno di legge di assestamento del bilancio 2019, approvato il 1 luglio, è coerente con il rispetto delle regole del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita per l'anno in corso. A tale proposito, giova ricordare come l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea sia maturata a seguito dell'efficace condivisione con Bruxelles dei dati risultati a un attento costante monitoraggio delle nostre finanze pubbliche. Quest'anno l'indebitamento netto dell'Italia si ridurrà di 7,6 miliardi rispetto alle previsioni del DEF di aprile per effetto delle maggiori entrate tributarie e non tributarie evidenziate dal disegno di legge di assestamento e in virtù di un minore impiego delle risorse
risorse inizialmente stanziate per reddito di cittadinanza e quota 100. Il conseguente aggiustamento strutturale di bilancio sarà pari ad un miglioramento di oltre 0,3 punti percentuali del PIL per il 2019 a fronte del peggioramento di 0,2 punti percentuali inizialmente previsto nello scorso dicembre. Si tratta di un risultato che vorrei rimarcare importante in un contesto di rallentamento economico europeo che ha indotto il Governo a rivedere potenzialmente le stime di crescita per l'anno in corso dall'1% allo 0,2% nel DEF di aprile. Le maggiori entrate e le minori spese risultanti dall'aggiornamento del quadro di finanza pubblica per il 2019, nonché i risparmi del costo del servizio del debito dovuti alla riduzione dello spread, permetteranno al Governo di avere un quadro più informato circa le previsioni, le stime del rapporto deficit-PIL a legislazione vigente per il 2020, anche grazie a un più quadro chiaro macroeconomico internazionale e alle nuove stime di crescita del PIL disponibili entro l'autunno. La nota di aggiornamento al DEF di settembre definirà ulteriormente le scelte di finanza pubblica. Il Governo è già impegnato a dare seguito alle indicazioni manifestate dal Parlamento volte a riformare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad evitare l'aumento delle imposte indirette per il 2020, individuando misure alternative nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo. Il particolare sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa in coerenza con le indicazioni del Parlamento e con l'obiettivo di sostenere la crescita economica nella piena tutela dell'equità sociale. Il programma di politica economica del Governo si caratterizzerà da qui la sessione autunnale di bilancio, dall'altro attraverso il confronto con le parti sociali, dall'altro attraverso l'avvio di tavoli tecnici. Con riferimento ai tavoli tecnici, in particolare a Palazzo Chigi, poi lavoreremo attivamente su 5 tavoli in vista della prossima manovra. Secondo le linee che ho indicato, ci occuperemo di riforma del sistema fiscale, predisposizione definitivo di un piano di revisione della spesa pubblica, definizione anche qui definitiva di un programma di privatizzazioni, piano per il Sud e interventi di sostegno agli investimenti e all'export. Grazie. Facoltà di replicare il deputato Marattin, prego. Scusi Presidente, ma con tutto il rispetto avrebbe fatto meglio a non rispondermi probabilmente, perché per in nome del rispetto che lei ha richiamato verso questo Parlamento, noi non ci stiamo a essere presi in giro in questa maniera. Per la prima metà della sua risposta lei mi ha parlato del 2019, io non ho neanche menzionato il 2019. Io le ho chiesto conto dell'impegno che a nome della Repubblica Italiana lei ha preso con l'Unione Europea sul 2020 e le ho chiesto, mi ha scritto nella lettera che farà misure fiscali alternative e una spending review. Mi può dire quali sono? Lei mi ha risposto, farò una nuova spending review e misure fiscali alternative. E non è quello che ho chiesto di ripetere quello che ho letto nella lettera. La lettera l'ho letta in inglese, è vero, però diciamo, sono stato in grado di tradurla. Allora, lei ha tutto il diritto di dirmi ci penseremo a settembre, anche se il suo vicepremier continua a dire che in realtà la manovra è in corso di preparazione, verrà pubblicata, divulgata prima dell'estate. Ma sui mercati internazionali, chi ci presta 400 miliardi di euro all'anno, e non sono solo gente cattiva e brutta, sono anche i risparmi delle famiglie italiane, hanno il diritto di sapere come si concilia l'impegno a trovare 47 miliardi di euro entro il 15 ottobre con tutte le promesse con cui state riempiendo il dibattito pubblico da anni a questa parte, perché è più o meno l'unica cosa che sapete fare. Occhio a giocare col fuoco, perché quando non si governano con serietà e competenza processi del genere, si finisce di fare un sacco di danni, e questi danni al Paese e a tutti noi sono danni che alla fine possono costare molto caro e di cui tutti quanti potremmo pentircene, indipendentemente da maggioranza o opposizione. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3897 dei deputati Fornaro ed altri, concernente iniziative di competenza in ordine al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione del contenuto delle intese nell'ambito dei procedimenti in materia di autonomia differenziata, al fine di garantire l'unità nazionale ed uguali diritti per i cittadini. Il deputato Federico Conte ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Signor Presidente, la proposta di autonomia differenziata, così come formulata, rischia di spaccare il Paese. Secondo noi è necessario e imprescindibile che il Parlamento discuta, emendi, approvi una legge quadro
che si fondi su un'intesa tra il governo e tutte le regioni, non soltanto quelle richiedenti, che stabilisca limiti, modalità, obiettivi, sistemi di monitoraggio del trasferimento alle regioni richiedenti dell'autonomia funzionale e finanziaria e che al contempo, Presidente, garantisca alle regioni a statuto ordinario, in base a dei standard figurativi, dei fabbisogni figurativi, così come ci suggerisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, risorse adeguate per gestire le funzioni. Garantisca questa legge allo Stato un potere di supremazia per intervenire quando è a rischio l'unità nazionale e soprattutto da subito, dalla prossima legge di stabilità, Presidente, lei meridionale, appronti un piano straordinario di investimenti per risorse al Sud, per strutture e infrastrutture che consentano di erogare quei servizi così come ai cittadini del nord e delle regioni richiedenti. Concluda. Le chiedo in definitiva, Presidente, di rassicurare il Parlamento e gli italiani che nell'affrontare questa delicata materia lei penserà al futuro del Paese e non soltanto a quello del suo governo. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha facoltà di rispondere. Prego. Dunque, per quanto riguarda questo progetto complesso, il metodo che in tutte le fasi del procedimento ha orientato il lavoro, il nostro lavoro, nella definizione delle materie sulle quali riconosce forme e condizioni particolari di autonomia è stato coerente, potrei dire, e anzi dico senz'altro, con l'esigenza di contemperare le richieste avanzate dalle regioni e la salvaguardia del principio di coesione nazionale. In conformità al dettato costituzionale è infatti il nostro dovere raccogliere le istanze provenienti dai territori, tanto più se incanalate rispetto a quelle che sono specifiche previsioni costituzionali, avendo però la massima cura di non pregiudicare il principio di solidarietà nazionale e ovviamente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali. L'iter si è rivelato, come ho detto, particolarmente complesso, ha richiesto un impegno considerevole, in particolare tenendo conto dell'esigenza di compiere una ricognizione attenta, ponderata di tutte le varie materie, delle competenze da trasferire e delle conseguenti ricadute, che direi non solo politiche, ma giuridiche, economiche e sociali, che questo trasferimento determina. Sono state pensate oltre 100 le riunioni istruttorie organizzate dal Ministro degli Affari Regionali con le regioni richiedenti e con i ministeri competenti, al fine di articolare una proposta quanto più possibile sostenibile e condivisa. In quest'ultima fase, come è noto, sono state trattate questioni più complesse, nodi controversi anche politici, e ho deciso di coordinare personalmente gli incontri per favorire la conclusione del procedimento. In questa prospettiva siamo pienamente consapevoli della centralità del Parlamento, che dovrà adottare l'intesa una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Ritengo tuttavia che il Parlamento non possa essere coinvolto solo al termine, all'esito di questo procedimento, con il rischio di essere posto davanti all'alternativa a prendere o lasciare. Nel percorso del regionalismo differenziato, al contrario, le Camere dovranno assumere un ruolo primario, come ben prima, direi, della sottoscrizione finale dell'intesa. Pur nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a ciascun ramo del Parlamento nella definizione del procedimento, una cosa su cui non posso entrare, è intenzione del Governo trasmettere alle Camere gli schemi di intesa, vorrei ragionare di preintese, che potranno essere assegnate alle commissioni competenti per l'espressione di un parere nel quale, sul modello dei pareri parlamentari su atti del Governo, eventuali potranno essere trovare accoglimento eventuali proposte di modifica del testo, valutate voi nella forma di condizioni e osservazioni. Il Governo, in vista della predisposizione del testo definitivo dell'intesa, si impegna a tenere conto, nella massima considerazione, dei rilievi formulati dalle Camere, ritenendo centrali le prerogative di quest'Aula e dell'altra Aula, ovviamente, tanto più nell'ambito di un percorso riformatore che trasferisce alle Regioni competenze legislative e amministrative statali. Avvieremo l'interlocuzione istituzionale con il Parlamento al più presto, non appena avremo ultimata la complessa e intensa attività istruttoria che è competenza del Governo. Grazie. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Fornaro. Signor Presidente, nessuno vuol mettere in discussione che il tema delle autonomie differenziate rappresenti una questione complessa, ma è largamente insufficiente quello che lei oggi ha detto in quest'Aula. Lei ha detto che ci sono state più di 100 riunioni con le regioni all'interno dei ministeri e la Presidenza del Consiglio. Ebbene, credo che sia un dato oggettivo che nessuno in quest'Aula può smentire. Zero, nulla,
in quest'Aula fino ad oggi. Fino a questa nostra interrogazione di questo tema, quest'Aula non è stata messa in alcun modo a conoscenza. Ed è insufficiente anche l'ipotesi che lei ha definito dello schema di intesa inviato alle commissioni, cui il Governo, bontà sua, terrebbe in grande considerazione. No, qua è in gioco l'unità nazionale, sono in gioco principi irrinunciabili con un'uguaglianza sostanziale con i cittadini, il tema della solidarietà. Noi lo diciamo chiaramente, senza la determinazione dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, ovvero di un sistema uniforme di tutela dei diritti fondamentali, non può essere fatta autonomia differenziata, altrimenti si ledono questi principi fondamentali. Il Parlamento deve essere protagonista e non notaio di accordi che fino ad oggi hanno tutto il carattere di accordi segreti, alla faccia della trasparenza. Noi chiediamo trasparenza, 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 perché qui c'è la sovranità popolare e soltanto da questo Parlamento ci possono essere deleghe alle regioni di potestà legislativa, e non si può tenere fuori da questa discussione l'intero novero delle regioni. Non è una questione tra le regioni proponenti, il Governo e il Parlamento, qui si mette in discussione l'intera architettura, e noi, lo dico con forza, siamo contro e saremo contro a un'Italia con cittadini di serie A e cittadini di serie B, e non saremo sempre contrari al venir meno dei principi cardine della indivisibilità della nostra nazione, dell'uguaglianza dei cittadini e della solidarietà tra le regioni. Passiamo all'interrogazione numero 3898 dei deputati Duve ed altri, concernente iniziative volte a promuovere lo strumento dei contratti istituzionali di sviluppo a sostegno della crescita economica e della coesione territoriale. Il deputato Duve ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, deputato. Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, l'Italia ha applicato nel recente passato severe politiche di austerità che hanno penalizzato gli investimenti pubblici. La quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL è caduta fino all'1,9% nel 2017, durante lo scorso governo, un record storico negativo. A pagare questa grave situazione sono stati in particolare i territori meno sviluppati, in gran parte situati nel sud Italia, ma non solo. È in questo contesto che hanno assunto sempre maggiore importanza i contratti istituzionali di sviluppo, CIS, strumenti di programmazione e realizzazione di investimenti strategici nelle zone più svantaggiate del Paese, utili per rafforzare la coesione nazionale. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare gli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione di appositi CIS su richiesta delle amministrazioni interessate. Già abbiamo esempi, 280 milioni stanziati in 43 progetti a Foggia, 220 milioni in 66 progetti in Molise, e c'è interlocuzione in corso per i CIS in Basilicata e in provincia di Cagliari. Alla luce di tutto ciò le chiedo quale ulteriore iniziativa e intenzione di portare avanti per dare più forza a questo strumento vitale in una fase di rallentamento economico internazionale. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha facoltà di rispondere. Prego. I contratti istituzionali di sviluppo sono uno strumento molto utile, molto funzionale per rilanciare il sistema economico sociale, in particolare del Mezzogiorno, per accelerare in generale la realizzazione di investimenti strategici al fine di rimuovere gli squilibri economici tra le varie aree del nostro Paese. Sin dall'inizio del mio mandato, infatti, insieme anche al Ministro del Sud Lezzi, abbiamo investito molto, su molte energie mentali, fisiche, su questi contratti. Attraverso il Fondo di Sviluppo Anche Coesione abbiamo colto tutte le potenzialità in chiave di sviluppo del territorio, in particolare delle aree sottoutilizzate del Sud Italia. Grazie anche al prezioso ruolo di Invitalia, agenzia per lo sviluppo del governo, nonché soggetto attuatore di questi contratti di sviluppo, abbiamo avviato un metodo che sta dando i suoi frutti. In particolare stiamo riportando al centro della programmazione delle politiche di coesione le effettive istanze dei territori attraverso il confronto istituzionale con le autorità locali, ispirato, lo devo dire e devo riconoscerlo, alla massima collaborazione e massima trasparenza. Proprio in questi giorni sono in fase di avanzata definizione, pronti per la sottoscrizione, due contratti per i quali abbiamo già stanziato complessivamente 500 milioni di euro per 109 interventi immediatamente cantierabili. Mi riferisco in particolare alla Capitanata, che interessa tutta l'area di Foggia. Lo scorso 20 febbraio ho firmato il decreto che istituiva il tavolo. In soli 4 mesi, pensate, abbiamo stanziato 280 milioni di euro attraverso il CIPE, svolto 4 riunioni politiche a Roma e, oltre a quelle tecniche sul territorio, ha approvato un primo gruppo, una prima tranche di 43 progetti. Poi abbiamo l'accordo per il Molise. In 2 mesi
Abbiamo firmato il decreto, stanziato 220 milioni, svolto 4 riunioni tecnico-politiche qui a Roma, oltre ad altre in loco. Abbiamo una prima graduatoria di 66 progetti approvati di concerto con le istituzioni e gli stakeholders locali. Stiamo parlando nel complesso di interventi che vanno dal rafforzamento della viabilità alla realizzazione di infrastrutture, dalla valorizzazione dei prodotti e dal potenziamento dei servizi turistici alla riqualificazione dei borghi, del patrimonio naturalistico e ambientale. Rilevo inoltre che abbiamo, come anche lei ha ricordato nell'interrogazione, abbiamo due altri contratti di sviluppo pronti per essere avviati, Regione Basilicata, Provincia di Cagliari. Il lunedì 29 luglio avviamo due contratti di sviluppo anche in Calabria. Insomma, abbiamo un complesso poderoso di iniziative anche che riguarderanno la valorizzazione dei beni culturali dei centri storici di Napoli, Taranto, Cosenza e Palermo. Riepilogo quindi: risorse certe, tempi record, investimenti effettivamente utili ai territori, trasparenza, concertazione, condivisione. Colleghi, 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 vada avanti, Presidente del Consiglio. Condivisione dal basso, semplificazione e strategicità dei progetti. Questi sono, diciamo, gli elementi che fino adesso ci consentono di dire che questa ricetta sarà vincente, e lo è già, per i contratti istituzionali di sviluppo. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Duva. Prego. Ma Presidente, mi dichiaro più che soddisfatto della risposta del Presidente del Consiglio. Colleghi, 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 sotto gli occhi di tutto, che colleghi, l'impegno, prego, del governo è molto profondo, appunto, per gli investimenti pubblici, qualcosa che evidentemente non era accaduto in passato. Io mi permetto di citare dei dati, Presidente, visto lo scetticismo dei colleghi dell'opposizione. Nel primo bimestre del 2019 gli investimenti delle pubbliche amministrazioni sono cresciuti del 16%. C'è un 22% in più registrato nei comuni e 85% in più registrato nelle regioni. E io dico che il meglio deve ancora venire, Presidente, per il semplice fatto che finora abbiamo fatto delle cose: abbiamo sbloccato gli avanzi di amministrazione, abbiamo stanziato 400 milioni per i piccoli comuni in legge di bilancio. Ma c'è altro, ci sono i 500 milioni del decreto crescita, quelli per tutti i comuni, la cosiddetta norma Fraccaro. Bene, se pensa a tutto ciò sono molto fiducioso. Io voglio anche farvi presente che il Sole 24 Ore ha rielaborato dei dati della Ragioneria Generale dello Stato. Dei 400 milioni il 96% sono stati già appaltati e il 36% già erogati. E questo per noi è molto importante. Siamo contenti di sentire al Presidente del Consiglio che i contratti istituzionali di sviluppo sono uno strumento fondamentale. Questo per noi è importante pensare alla rapidità, come è già stato detto, ma la cosa per noi fondamentale come Movimento 5 Stelle è che insieme alla rapidità ci sia la legalità, e di questo noi siamo fieri, del fatto che gli strumenti che stiamo mettendo in campo non fanno venire meno un concetto fondamentale per il nostro Paese. Nella certezza, Presidente, che lei darà seguito alle intenzioni oggi espresse, le auguro di proseguire con la stessa determinazione per la strada già tracciata. L'Italia può ritrovare la via di una crescita solida e sostenibile nel tempo solo se non abbandona i territori meno sviluppati e anzi vi investe maggiori risorse per colmarne le lacune, anche infrastrutturali. È una visione del Paese, la nostra, coerente con la Costituzione. Concluda. Per noi il vero sviluppo, quello sostenibile, coinvolge tutto il Paese, da nord a sud. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3899 dei deputati Molinari ed altri, concernente orientamenti in ordine alle previste manifestazioni di interesse relative ai lavori di costruzione del tunnel della linea Torino-Lione in territorio italiano, nonché con riferimento al nuovo contributo finanziario dell'Unione Europea. Colleghi, il deputato Molinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, devo dire che in parte la risposta al quesito che stiamo per porle lei l'ha già data con le dichiarazioni di ieri sera, ma il gruppo della Lega ritiene comunque fondamentale che il Governo prenda una posizione su un tema tanto importante come la realizzazione della Torino-Lione in quest'Aula, che è il cuore della vita democratica del nostro Paese. E quindi, signor Presidente, siamo a chiederle
se a fronte dell'imminente scadenza dei bandi di manifestazione di interesse per la realizzazione di tutte le parti della Torino-Lione che erano da completare, sia al versante italiano sia al versante francese, a fronte anche dei successi ottenuti dal suo governo, come quello di veder aumentare il contributo dell'Unione Europea per la realizzazione dell'opera dal 40% al 55% del contributo, abbassando sensibilmente i costi per l'Italia, a fronte di queste novità e a fronte delle scadenze imminenti vorremmo sapere qual è la posizione sua e del governo in merito alla realizzazione dell'opera stessa. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha facoltà di rispondere, prego. La ringrazio perché mi consente di chiarire, come ha detto lei davanti a quest'Aula, la posizione del governo in merito alla realizzazione di un progetto infrastrutturale così rilevante per il Paese, anche alla luce del dibattito pubblico che ne è scaturito. Qualche considerazione generale. Le due forze di maggioranza che rappresentano e sostengono il governo, come è noto, hanno sempre sostenuto, espresso posizioni diverse, ieri ho detto diametralmente opposte riguardo a questa opera. Conosco le ragioni espresse dalla Lega, conosco anche la sensibilità espressa dal Movimento 5 Stelle. Nei mesi scorsi, lo ricordo, abbiamo acquisito un'analisi costi-benefici sull'opportunità di proseguire o meno nella realizzazione del progetto. Anche sulla base di questa analisi, io in modo molto trasparente e pubblicamente ho espresso le mie anche personali, ovviamente riassuntive, perplessità sull'opera e la convinzione che il TAV andasse ridiscusso, come peraltro nel contratto di governo. Sulla base di questo convincimento, in ogni occasione di interlocuzione, come avevo annunciato, con i partner francesi, con le istituzioni europee, abbiamo sempre sostenuto con chiarezza la volontà dell'Italia di ridiscutere l'opera nell'interesse del Paese, non mio personale, dei cittadini italiani. Aver tenuto il punto su questa posizione ha consentito di ottenere un oggettivo, al di là delle valutazioni soggettive, passo avanti dal punto di vista economico. L'Unione Europea infatti ha dato la sua disponibilità ad aumentare il cofinanziamento della tratta trasfrontaliera dal 40 al 55% e per quanto riguarda la realizzazione della tratta nazionale l'Italia potrebbe beneficiare anche di un ulteriore contributo della Commissione Europea pari al 50%. Ciò che invece non siamo riusciti a ottenere e la ridiscussione dell'opera, e questo forse non sono stato chiaro ieri, a causa della ferma decisione della Francia di proseguire nella realizzazione dell'opera. Questo è stato... Colleghi, deputati, deputato Gariglio, faccia concludere il Presidente del Consiglio, prego. Io porto rispetto al Parlamento, prego. E spero... Deputato Gariglio, prego. Spero parimenti. Questo è stato l'elemento decisivo che ha pesato nella posizione che ieri ho riassunto. Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due paesi già ratificati da entrambi i parlamenti, si hanno infatti due strade per venir meno alla precedente intesa. O si raggiunge, ed è il percorso più lineare, un accordo bilaterale, strada che ho perseguito sino alla fine invano, oppure ci si assume la responsabilità, attenzione, di procedere con determinazione unilaterale. Determinazione unilaterale però che avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative. E da qui la mia affermazione che oggi a queste condizioni, cioè senza un accordo con la Francia, che è il partner di questo rapporto bilaterale, fermare l'opera sarebbe più svantaggioso che realizzarla. L'eventuale decisione unilaterale necessiterebbe evidentemente di un passaggio qui parlamentare in attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento e rispondo al suo quesito specifico. Il Governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari per il corretto proseguimento dell'iter che porterà a rispetto delle manifestazioni di interesse che perverranno nell'ambito della procedura di gara in territorio italiano. Ha facoltà di replicare il deputato Molinari, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio veramente a nome del gruppo della Lega per la chiarezza, la determinazione, la limpidezza con cui ha manifestato la sua intenzione e l'intenzione del Governo, che vanno esattamente nella direzione che noi abbiamo prospettato dal primo giorno.
Abbiamo sottoscritto un contratto che prevedeva di ricontrattare con la Francia e con l'Europa i costi, di valutare come avere un'opera meno impattante sul fronte italiano, di discutere con le comunità locali come realizzare il progetto, ma che in qualche modo non potesse rimettere in discussione la realizzazione dell'opera stessa. E vede, io so quanto è anche difficile per lei prendere una posizione come questa, visto e considerato che, come ha ricordato, in questa maggioranza ci sono posizioni divergenti sul tema, e quindi apprezziamo ancora di più le sue parole e quello che lei ha detto. Ma vede, credo che questa presa di posizione non sia soltanto una vittoria di quella che è la linea della Lega. Io penso che in tanti in Italia si siano resi conto dell'importanza di questa opera infrastrutturale, che non è il treno che collega Torino a Lione, ma è un pezzo di un corridoio internazionale che ha l'ambizione di collegare tutta l'Europa, da nord a sud e da est a ovest, e soprattutto un'opera la cui importanza è stata chiarita da tutte le parti sociali, dalle associazioni datoriali, dai sindacati, che vedono grandi opportunità lavorative sia per la realizzazione sia per il dopo, perché ricordiamoci che con la conclusione di Terzo Valico e TAV noi faremo della pianura padana l'hub logistico di tutta Europa, e ricordiamo che questo è un settore che in Germania dà da lavorare a 3 milioni di persone, mentre in Italia soltanto uno, quindi è un'opportunità che il nostro paese non può assolutamente perdere. Poi mi permette di dirlo, Presidente, è anche un'opera fortemente voluta dai cittadini torinesi e piemontesi, che si sono mobilitati per chiamare l'attenzione su questa opera, che si sono mobilitati per far sì che il Piemonte torni a essere cuore dell'Europa e non periferia della stessa, e che si sono mobilitati perché con la notizia di oggi e la notizia che arriva dal CIPE dello sblocco di 50 miliardi di euro per opere pubbliche si accantoni la stagione dei veti e dei no e si vada avanti con la seconda fase del governo che guarda allo sviluppo, alle infrastrutture e soprattutto al lavoro. Grazie, signor Presidente. Passiamo all'interrogazione numero 3900 dei deputati Carfagni ed altri, concernente iniziative diplomatiche volte alla ripresa di un percorso di pacificazione e stabilizzazione della Libia. Colleghi, colleghi, per favore, la deputata Maria Rosaria Carfagni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Colleghi, colleghi, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, come le sa, 500 chilometri in linea d'aria dalla Sicilia e Libia c'è una guerra civile che potrebbe avere effetti devastanti per l'Italia dal punto di vista dei flussi migratori, del rischio terroristico, degli interessi energetici ed economici. Vi occupate tanto del dossier immigrazione, ma non ve ne occupate nell'unico luogo dove dovreste farlo, in Libia, in Nord Africa e anche in Europa. Eppure in quella vicenda l'Italia non tocca palla, a meno che lei non voglia farci passare per successo la conferenza di Palermo, che è stata unanimemente considerata un fallimento. Il totale isolamento del governo italiano non riguarda soltanto la Libia. Per la prima volta dal dopoguerra avete messo in discussione la collocazione geopolitica dell'Italia, avete rotto il fronte di solidarietà europeo e atlantico. Le chiediamo, Presidente, con chi sta l'Italia? Da che parte sta l'Italia? Quali sono i nostri alleati? Quali sono i nostri avversari? E soprattutto, quali interessi difendiamo davvero? Grazie. Il Presidente del Consiglio Conte ha facoltà di rispondere. Prego. A oltre 3 mesi dall'offensiva lanciata contro Tripoli, la situazione... Colleghi, colleghi, non andiamo avanti se non ottengo silenzio. Prego. Dicevo, la situazione in Libia è ancora in una fase di sostanziale stallo. Il bombardamento a Tagiura del 3 luglio scorso, che ha colpito il centro per migranti causando numerose vittime, rappresenta, direi, un esempio eclatante degli effetti dirompenti della crisi in atto. L'Italia ha espressamente chiesto l'avvio di un'indagine delle Nazioni Unite sull'accaduto. Sin dall'inizio del conflitto abbiamo evidenziato il paradosso insito nell'offensiva lanciata contro Tripoli, che è stata giustificata anche da parte degli sponsor internazionali come un'operazione antiterrorismo, ma ha finito per favorire la recrudescenza del fenomeno terroristico e rischia di avere conseguenze negative in termini di crisi umanitaria, flussi migratori e stabilità della produzione petrolifera libica. La stabilizzazione del paese rappresenta una priorità strategica per l'Italia e il suo interesse nazionale. Continuiamo pertanto a lavorare su diversi livelli per il raggiungimento di 2 fondamentali obiettivi.
una rapida de-escalation del conflitto che possa condurre a un cessate il fuoco attraverso l'operato del rappresentante speciale dell'ONU, Salamé, e la pressione sui principali attori regionali per far cessare il proprio sostegno attivo alle parti contrapposte. E due, il riavvio del processo politico sempre a guida onusiana nella ferma convinzione che non esista una soluzione militare, uno sbocco militare per questa crisi. Nei rapporti con le controparti libiche la posizione italiana si ispira al principio di inclusività volto a coltivare un dialogo allargato a tutti gli attori coinvolti, anche grazie all'azione sul terreno svolta dalla nostra ambasciata, che vorrei ricordare è l'unica ancora pienamente operativa nonostante le ostilità. Mentre continuiamo a sostenere e riconoscere pienamente il governo di accordo nazionale come unica autorità legittima, glielo assicuro senza nessuna ambiguità, consideriamo però i fatti, e cioè che il generale Haftar e la Cirenaica sono interlocutori con cui confrontarsi per pervenire a una soluzione pacifica e sostenibile. Sul piano internazionale lei parla di isolamento, lascio a lei la valutazione ovviamente politica, ma le assicuro che i fatti non corrispondono a quello che lei rappresenta. Siamo in costante, continuo contatto con tutti gli attori, anche globali, tutti i principali partner, per individuare soluzioni condivise, come anche testimoniato dalla dichiarazione congiunta adottata lo scorso 16 luglio insieme a Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Egitto ed Emirati Arabi. Anzi, sottolineo che per la prima volta Egitto ed Emirati si sono associati rispetto a questi obiettivi. Continuiamo a mantenere questo stretto contatto e raccordo con i partner e in tutte le occasioni, G20 a Osaka, recenti consigli europei, bilaterali, ho sempre interloquito su questo punto con tutti i miei omologhi e leader. Abbiamo promosso l'adozione di diverse dichiarazioni dell'Unione Europea sul dossier, facendo convergere i 28 Stati membri su posizioni comuni, come, e le cito anche i fatti, in occasione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea del 13 maggio e da ultimo con la condanna dell'Unione per il bombardamento del centro di Tajura dello scorso 5 luglio. Continuiamo a sostenere l'azione mediatrice dell'ONU e l'operato del rappresentante speciale Salamé, che è impegnato nell'avviare un percorso di de-escalation attraverso l'attuazione progressiva di misure di ripristino della fiducia tra le parti, approccio che continueremo a sostenere. Grazie. A facoltà di replicare la deputata Carfagna. Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, se fosse vero quanto le hanno scritto evidentemente, diligentemente e scrupolosamente i suoi uffici, mi fa piacere che ci sia anche del suo, è una risposta burocratica alle tante domande che noi le abbiamo rivolto, che chiedono conto del ruolo irrilevante che l'Italia gioca sullo scacchiere internazionale. Se fosse vero quello che lei dice, Presidente, non saremmo isolati in Europa, non prenderemo schiaffi dalla Presidente della Commissione Europea e persino da Macron. Non saremmo assenti ai tavoli dove si trattano argomenti cruciali per i destini dell'Italia, non saremmo ridotti nel Mediterraneo, nostra tradizionale area di influenza, al ruolo di gendarme o addirittura di vigili delle organizzazioni non governative. La verità, Presidente, è che il suo governo per la prima volta ha messo in discussione la nostra appartenenza all'Alleanza Atlantica e anche la nostra appartenenza all'Unione Europea. Non sono disquisizioni filosofiche, ma sono questioni che hanno ricadute concrete nella vita dei cittadini italiani, perché significa meno credibilità, meno investimenti, meno posti di lavoro, meno occasioni di sviluppo e di crescita, e significa esporre l'Italia a incursioni economiche e commerciali, e significa rendere l'Italia terra di conquista per le potenze straniere. La verità, Presidente del Consiglio, è che lei ha tollerato che i suoi partner di governo giocassero. C'è chi ha giocato con Visegrad, c'è chi ha giocato con la Russia, c'è chi ha giocato con la Cina, c'è chi ha giocato con il Venezuela di Maduro, c'è chi addirittura ha giocato con i gilet gialli in Francia. Presidente, non si gioca con la faccia dell'Italia. Giocate con la vostra faccia, anche perché già l'avete persa sulla TAV, sul TAP, sull'ILVA, sulla TAV. Avete perso non soltanto la faccia, avete perso anche l'anima. L'importante, per carità di Dio, è non perdere la poltrona. Quella, mi raccomando, restate ben arbarbicati. E concludo, Presidente. Visto che ci tenete così tanto alla vostra poltrona e che intendete ancora andare avanti, noi speriamo per poco, metta fine a questo
questa ricreazione e se siete capaci occupatevi davvero di difendere gli interessi dell'Italia con i fatti e non con parole vuote come quelle che ha pronunciato. Passiamo all'interrogazione numero 3901 dei deputati Lollobrigida ed altri concernenti intendimenti del governo in merito alle cosiddette clausole di salvaguardia IVA. Il deputato Lollobrigida ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Colleghi, colleghi. Presidente. Dettore. Non so perché questo nome faccia questo effetto. Prego. Andiamo avanti, prego, deputato. Presidente, faccio questo question time richiamando una delle questioni che gli italiani preoccupano di più in questa fase. La legge del bilancio 2019 prevede le clausole di salvaguardia automatiche qualora non si riescano a trovare le adeguate coperture economiche per tenere i conti in regola con i vincoli di bilancio derivanti dall'Unione Europea. Abbiamo ascoltato ottimismo da parte di esponenti del governo, ma siamo abituati a ascoltare di tutto da parte di questo governo per riuscire a restare incollati alle poltrone. Ma servono 50 miliardi, presidente Conte, per sterilizzare le clausole di salvaguardia che porterebbero l'IVA a più del 25%. Ora vorremmo capire, questo l'ufficio del parlamentare ha stabilito un danno dello 0,3 punti di PIL in calo. Mancano due mesi alla finanziaria. Ci faccia capire con esattezza come intende riuscire a risolvere questo problema devastante per la nostra nazione. Grazie. Il Presidente del Consiglio Conte ha facoltà di rispondere. Prego. Guardi, le posso indicare le direttrici lungo le quali ci muoveremo. Mi dispiace, ma per quanto si possa anticipare la manovra, certo non la possiamo fare adesso in questo contesto. Allora, il programma che permetterà di evitare l'aumento delle imposte indirette si articola lungo tre direttrici. Innanzitutto stiamo studiando interventi di revisione organica della spesa, atteso che le voci di bilancio che possono essere oggetto di una tale operazione, abbiamo individuato il periodo di attività, sono valutate complessivamente nell'ordine di 320 miliardi di euro. In secondo luogo, si sta conducendo un'attenta revisione delle tax expenditures da individuare dentro un perimetro, in questo caso invece, già che abbiamo predefinito di 50 miliardi annui. L'azione di revisione sarà condotta indicando gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali, in tutto e in parte ingiustificate alla luce delle mutate esigenze sociali ed economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa che abbiano le medesime finalità. Infine occorrerà considerare le maggiori entrate e le minori spese conseguenti al trascinamento delle tendenze emerse nel corso del 2019 e qui abbiamo un monitoraggio che già ci ha dato dati molto significativi, su cui avremo quindi, potremo confidare su questo terreno sulla base di elementi più certi con l'autoliquidazione di luglio e una volta che saranno disponibili dati più consolidati sull'utilizzo delle nuove politiche di welfare. L'approccio del Governo è ispirato anche su questa importante componente della legge di bilancio alla massima condivisione con le categorie contributive nell'ottica di consolidare le sinergie tra politica, stakeholders economici e mondo del lavoro. Lo scopo di questa interlocuzione, che si concretizzerà nella predisposizione di tavoli con le parti sociali già a partire da domani, domani sarà dedicato alla riforma fiscale, è quello di evitare che un aumento dell'IVA contribuisca ad aggravare la congiuntura economica, proprio nel momento in cui l'Italia sta uscendo da una fase di rallentamento. Contestualmente si presenta l'occasione di dare finalmente concretezza a un'operazione da sempre e da più parti auspicata, volta a massimizzare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Nelle intenzioni del Governo, la strategia promuoverà un quadro di finanza pubblica stabile e una politica di bilancio sostenibile anche in termini sociali, promuovendo così l'aumento del grado di fiducia di famiglie e imprese necessario al rilancio dei consumi, al rilancio degli investimenti. Grazie. Facoltà di replicare il deputato Lollobrigida, prego. Presidente, anche questa volta è stato difficile per tutti noi e penso per gli italiani che ci seguono in diretta riuscire a capire se una sola risposta fosse chiara
e la risposta sarebbe stata, per esempio, di tagliare questa spesa inutile, questi soldi buttati nel reddito di cittadinanza che fino adesso hanno pagato nulla facenti, condannati, immigrati. Avremmo sperato che con il ripensamento che ha appena annunciato sul TAV probabilmente avrebbe rinunciato anche a questa follia che avete inserito, avete rimesso dentro i frigoriferi le bottiglie di champagne che avete frettolosamente stappato dai balconi quando annunciavate che in Europa vi sareste fatti rispettare facendo un po' quello che avreste ritenuto più giusto. Invece poi vi siete piegati, vi siete inchinati, adesso avete anche scambiato l'Italia per qualche poltrona, come gli amici della Lega vi hanno ricordato, facendo scelte ben diverse, per esempio su la Commissione europea. E oggi noi quello che auspichiamo è che gli italiani capiscono che prima andate via, prima interrompete questa esperienza di governo e prima si potrà avere un governo che davvero incida in maniera positiva sulle dinamiche economiche per rilanciare questa nostra Italia, tagliare le tasse, come è avvenuto per esempio negli Stati Uniti. Perché non guarda con attenzione a quello che il Presidente Trump è riuscito a fare negli Stati Uniti, facendo ripartire il lavoro, riuscendo a rilanciare e a difendere le imprese nazionali? È questo che ci aspetteremo da un Presidente del Consiglio che dice di difendere gli interessi nazionali. Da lei non abbiamo sentito parole, da questa maggioranza non abbiamo avuto i fatti. Dia retta a noi, Presidente, faccia gli scatoloni. Lei non è stato eletto da nessuno, quindi si può permettere di andare via in anticipo. Lasci quello scranno rivendicando la sua dignità. Lasci a qualcuno che venga eletto dal popolo il dovere, la responsabilità, l'onore e l'onere di salvare questa nazione. Del domani non c'è certezza, Presidente, si goda questi ultimi momenti perché arriverà ottobre, arriverà la finanziaria e le risposte non saranno più vaghe come le ha date adesso, e lì gli italiani, come con Renzi, la inseguiranno con i forconi. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16. La seduta è sospesa.